Salve raga, e bentornati in La Sala Giochi, piccole perle videoludiche della mia infanzia, quando ancora nelle sale giochi c'erano i videogiochi e non le slot, e una partita costava solamente 200 lire, quindi 200 lire alla mano. Joystick non più da 2 lire, mi sono dovuto modernizzare, quindi ho preso un Sim Xbox 360 per PC. Andiamo a caricare questa ROM. Oggi il gioco che voglio presentarvi si intitola Captain Commando, del 1991. Pubblicato da Capcom, è un gioco inizialmente uscito per sala giochi, poi riprodotto su Super Nintendo, con alcune limitazioni ovviamente date dalla macchina 16-bit della grande N giapponese. Captain Commando altro non è che un picchiaduro a scorrimento orizzontale. Trama? Vabbè, un pochettino di trama. Captain Commando narra le gesta di quattro personaggi uniti nel comando Team, giustizieri tecnologici contro le forze del male guidate dal malefico Skumoside. Il gioco è ambientato nell'anno 2026 ed è pieno di personaggi cattivi che utilizzano ogni sorta di arma, molti di essi sembrano essere alieni o mostri mutanti. Il giocatore può selezionare vari componenti della squadra per svolgere il gioco. In realtà sono quattro componenti che possiamo scegliere in questo gioco. Ovviamente Captain Commando, che è il leader del Commando Team, Baby Commando, un bambino prodigio che controlla una macchina umanoide da lui stesso costruita, Ninja Commando o Jinsu, un abile ninja classico, Mummy Commando o Mummy, di nome Mac, un essere venuto da un altro pianeta e così chiamato per la sua somiglianza con una mummia. Cos'altro dire? Una piccola curiosità. La casa produttrice, cioè la Capcom, intendeva utilizzare proprio Captain Commando, questo gioco, come mascotte. Infatti, le iniziali del protagonista, Cap di Captain e Com di Commando, formano infatti il nome stesso della Capcom, Capcom, perché il gioco, come mai poi non è stata così? Il gioco non ha avuto il successo sperato e quindi hanno ripiegato su un'altra mascotte che è il strafamoso Mega Man. Ma io andrei a cominciare, quindi insegnare le nostre 200 lire. 200 lire, vero? E start. Come vedete abbiamo Mummy Commando, Captain Commando, Ninja Commando e Baby Commando. Ma prendiamo il classico Captain Commando. Il gioco su Super Nintendo è stato addirittura censurato perché ci sono alcune piccole scene, diciamo, truculente, specialmente su col ninja. Quindi, classico picchiaduro. I comandi sono semplici, quindi possiamo andare avanti picchiando la gente. Possiamo saltare e ci dovrebbe essere anche una sorta di bonus di bomba. Mi pare che non riuscirò mai a fare, va bene, che è questa. In pratica, premendo insieme il tasto per saltare e il tasto con cui picchiamo la gente, viene fuori quella piccola scossa elettrica che, se non vado errato, però ci mangia un po' di energia. No, non ce la mangia. Ovviamente ambiente indistruttibile e armi a disposizione. Possiamo anche guidare questi cosi. Queste cose sono divisi, ne troviamo di tre tipi. Uno è questo che vedete, che col quale possiamo prendere a puntate chiunque ci passa davanti. Poi c'è uno che spara fiamme e il terzo non mi ricordo, mi sembra che spari delle bombe. Comunque è un bel potenziamento, anche se un po' statico e lento. Come tutti i giochi della Capcom, anche questo è dotato di un buon comparto tecnico, una buona grafica. Ricordo che il gioco è, come ho detto prima, del 91, quindi, voglio dire, se la cava ancora bene. Svariate armi a nostra disposizione. E il gioco, come tutti i picchiaduri a scorrimento orizzontale, dai, risulta anche essere abbastanza divertente e difficile al punto giusto. Ricordiamoci che è comunque un gioco arcade, quindi non può essere complicatissimo. Se no nessuno ci spenderebbe soldi. Deve essere complicato al punto giusto con il quale uno viene invogliato a continuare le partite, quindi inserire i propri gettoni sapendo che non ci spende una fortuna e che comunque può portare a completamento il proprio gioco e la propria esperienza videoludica. Ah, sì, ecco, mi danno anche fuoco. Vedi, questa qui di quando prendi fuoco è
una delle scene che vi dicevo truculente. Se prendi il ninja puoi affettare la gente. Noi lo prendiamo, eccolo qua. In certi casi affetti la gente. Vediamo se riesco a affettare qualcuno. Oh, perfetto. Io direi di andare ancora avanti. Sì. Un'altra curiosità su questo gioco è che in Street Fighter Alpha 2 o 02, come viene chiamato in Giappone, sì, perché Street Fighter versione Alpha è quella occidentale, versione 0 è quella orientale, ma sono lo stesso gioco. Possiamo vedere nello stage, vedete, abbiamo appena affettato un Buu e questa cosa era censurata su Super Nintendo per ovvie cause. Come sapete, la Nintendo aveva sempre avuto un occhio di riguardo per i giocatori più giovani, ovviamente. Infatti viene sempre detto che Nintendo comunque è un prodotto più per bambini che per videogiocatori adulti. Poi non è poi così vero, perché abbiamo degli esempi di videogiochi che sono parecchio per adulti, come può essere anche uno stesso Bayonetta, come possiamo trovare adesso su Wii U. Comunque, dicevo, in Street Fighter 2 Alpha troviamo nello stage di Ken, sul fondo troviamo Captain Commando e Jinsu, che è il ninja che stiamo usando adesso, che regalano un mazzo di fiori a Eliza, la fidanzata di Ken. Ci provano spudoratamente, grandissimi. Queste donnine ricordano quelle che c'erano anche nell'altro videogioco che abbiamo fatto recentemente, che si intitolava... ah, in The Punisher, sì. Ci assomigliano parecchio. Questi sono fantastici. La canzone di sottofondo non vi ricorda quella di Chuck Rock, per chi lo conosce? È molto simile. Che era un videogioco ambientato nella preistoria. Oh, anche qui, ovviamente, come tutti gli altri giochi, picchiaduro, la classica rincorsa che possiamo unire a un colpo. Attacchi dall'alto e via scalando. Ah, questo vediamo che mossa speciale ha. Ah, sbombardazza così. Sembravano una serie di piccole scorreggette, però insomma, dai. La grafica Capcom è riconoscibilissima dal fatto che è sempre molto giocattolosa, eh? Perché anche quegli uomini lì preistorici facevano paura per un cazzo. Eccoci. Cerchiamo di farlo fuori. Non gli sto levando niente, la sua barra vitale è sempre verde. Comunque, dai, ce la possiamo fare. Ecco, niente. Visto che continuiamo, prendiamo un altro. Prendiamo il baby. Con il suo robottone autocostruito. Eccoci. Anche lui scorreggetta. Oh, non riesco a prenderlo, allora basta. Ora inizia a perdere un po' di energia il bastardo. Continuo a dire che sono veramente una mezza pippa questi giochi. E poi ci ho passato l'infanzia sopra, quindi uno potrebbe anche dire, vabbè, fa infanzia sprecata. Niente. Ah, fa fuori anche i suoi. Oh, bene. Mori, maledetto. Ah, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, penso sugli 8 schemi, 9 al massimo. E qui ci sono... Ninja House. Andiamo avanti ancora un po'. Cazzo di folca che è lì. Ma sì, facciamo danni. Lei mi sta troppo iper sul cazzo. No, loro sono troppo simili a quelle, alle donnine che ci sono in The Punisher. Secondo me hanno usato gli stessi sprite leggermente modificati. Però dai, si fa valere il piccolo baby, eh.
Vediamo cosa troviamo qua. Una pistoletta. No, veramente ero io che volevo fare questa cosa. Ci sarà qualcosa da mangiare. Oh, sono arrivati ora al ninja. Non è la ninja house, è la prima volta che vedo del ninja. A parte quel cosone lì grosso che mi sta causando troppi problemi. Continuiamo fino a che non schianto la prossima volta. Cerchiamo di schiantare più in là possibile. Forza. Eccoci. Ah no, c'è la leva energia quando usiamo quella simil super mossa. Ma l'abbiamo fatto fuori l'energumero. Quindi passiamo oltre. Siamo dentro la casa dei ninja. E dureremo pochissimo perché basta che mi alitano sul volto e schianto. Non respirate, non respirate. Ecco fatto. Come lo dice? Beh, ragazzi, direi che questo episodio può terminare qui. Spero vi sia piaciuto. Quindi, se vi è piaciuto, cliccate un bel mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, iscrivetevi pure alla pagina Facebook, Twitter, Google Plus, link in descrizione. Ma come sempre, raga, andate a vedervi anche i vecchi video e stay tuned!